E allora parliamo un po' del prodotto. Le membrane bitume polimero sono dei prodotti eterogenei, composti da tre componenti principali: il bitume, le resine e il filler. Il bitume è un distillato, un derivato della distillazione del petrolio, del cracking del petrolio. Le resine sono delle componenti che permettono alla membrana di mantenere le caratteristiche nel tempo. In altre parole, se noi facessimo una membrana bituminosa senza le resine, questa avrebbe una vita molto breve, perderebbe molto velocemente le caratteristiche chimiche principali. Le resine, come dicevamo, si distinguono in due grandi famiglie: le resine APP e le resine SBS. Questi sono degli acronimi che significano APP, polipropilene attattico, e SBS, stirene, butadiene, stirene. La differenza è presto spiegata. Nel caso della resina SBS, quindi una resina elastomerica, abbiamo delle capacità della membrana di essere particolarmente flessibile e malleabile. È una gomma sintetica, termoplastica, che è miscelata all'interno del compound della membrana bitume polimero, permette a questa di avere delle caratteristiche particolarmente adatte nei climi molto freddi o dove abbiamo bisogno di una membrana molto elastica. La seconda famiglia di resine modificanti invece sono le resine APP, il polipropilene attattico. Di fatto un sottoprodotto della produzione del polipropilene che conosciamo per l'uso comune di moltissimi oggetti di uso quotidiano. Questa conferisce altrettante caratteristiche di resistenza meccanica, di flessibilità. Le resine sono fondamentali, ma non solo la quantità di resine, ma soprattutto la qualità e la costanza delle caratteristiche delle resine stesse. In quanto, come abbiamo detto, una membrana bituminosa senza le resine avrebbe una vita molto breve. Ma è altrettanto vero che per mantenere una costanza di produzione, la selezione delle materie prime all'interno dei laboratori come questi è una procedura fondamentale, un passo determinante per il mantenimento della qualità del prodotto. L'importanza delle resine modificanti è fondamentale, come detto, nella durata e nelle prestazioni chimico-fisiche di una membrana. Ma è importante anche capire come la resina funziona, come viene amalgamata all'interno della massa bituminosa. In questa immagine possiamo vedere la dispersione all'interno della massa bituminosa delle resine stesse. Come vedete, la omogeneizzazione della resina è tanto migliore, tanto più costante, tanto migliore e costante la qualità della resina stessa. Come vedete, questo è un caso di dispersione eccellente, dove vediamo la parte verde che rappresenta la resina e la parte nera che rappresenta invece la matrice bituminosa, e come d'altro canto con una qualità di resina scadente abbiamo una dispersione assolutamente insoddisfacente. È un po', riprendendo il paradosso di prima, come se noi stessimo lubrificando male il motore della nostra automobile. Certo, l'olio c'è, ma non arriva in maniera costante e uguale in tutte le zone vitali del nostro motore, cosa che invece qua non avviene. Una membrana bitume polimero al suo interno ha inevitabilmente un'armatura di rinforzo. Questo sia per consentirne la produzione industriale, sia per garantire una certa resistenza meccanica al prodotto stesso. Le armature di rinforzo si possono dividere in due gruppi, anche se in realtà uno dei due è di fatto il 90% del mercato mondiale, oserei dire. Il primo è il velo di vetro. Le membrane 20 anni fa si facevano esclusivamente armate col velo di vetro, e di fatto è un prodotto inorganico, però con una resistenza meccanica molto bassa, evidentemente un'elasticità quasi nulla e quindi delle caratteristiche di resistenza alla lacerazione, allo strappo molto basse. Negli ultimi 20 anni si è sviluppato moltissimo dal punto di vista industriale invece la produzione dei non tessuti di poliestere. Innanzitutto, perché non tessuti? È un tessuto non tessuto in quanto ha una trama, quindi i filamenti, le fibre compongono una trama ma non hanno un ordito regolare. Questo è il motivo della famosa parola tessuto non tessuto. Le armature di ultima generazione sono addirittura rinforzate al loro interno con dei filamenti in fibra di vetro. Questo perché? Perché il poliestere, pur avendo delle eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica, inevitabilmente non può avere la stabilità dimensionale di un velo di vetro, proprio per il fatto che il velo di vetro è un prodotto inorganico. La tecnologia ci permette oggi di combinare quindi le eccellenti doti di stabilità dimensionale di un velo di vetro unitamente alla eccellente caratteristica di resistenza meccanica del poliestere.
I tessuti oggi sono una componente fondamentale perché non danno solamente una lavorabilità, una resistenza meccanica, ma danno soprattutto la garanzia della stabilità del manto, del prodotto finito sul cantiere, in qualsiasi condizione, quindi shock termici, instabilità dimensionale dei manufatti, eccetera. Le prove di resistenza meccanica vengono fatte con questa macchina. Questo è un dinamometro, uno strumento di precisione che permette di registrare la resistenza alla trazione longitudinale e trasversale dei prodotti. La prova è una prova normata, deve essere fatta in maniera molto severa. Questi mandrini hanno una dimensione di 5 cm ed è il motivo per cui sulle schede tecniche vedete che la caratteristica, il valore di resistenza meccanica è espresso in newton su 50 mm oppure 5 cm. Questa è una prova assolutamente da fare in laboratorio, addirittura ci sono dei casi in cui la prova viene fatta ad una temperatura condizionata e prefissata, proprio perché le differenze di temperature possono influire positivamente o negativamente sulla resistenza. Tutto questo per dire che la famosa prova da cantiere, se il materiale è duro o mollo, poco significato ha dal punto di vista evidentemente del test di laboratorio. Ora, grazie alla collaborazione del mio collega, spiegheremo la prova di flessibilità a freddo. È una delle prove più importanti e forse anche la più conosciuta nel mondo delle impermeabilizzazioni bituminose. È una prova che si esegue esclusivamente in laboratorio e consiste nell'immergere un campione del prodotto di dimensioni prefissate in una soluzione a base di glicole, e questa soluzione raffredderà progressivamente il campioncino a una temperatura decrescente di 5 gradi in 5 gradi. In altre parole, 0 gradi, meno 5, meno 10, meno 15, meno 20, eccetera. Dopo questo condizionamento, le 2 ore servono proprio per garantire che ogni molecola del prodotto abbia la stessa temperatura, il prodotto, il campioncino, viene piegato a 180 gradi in un tempo prefissato di 30 secondi al di sopra di o attorno a un mandrino di 30 mm di diametro. Se questa prova non causa la rottura sulla parte superficiale della membrana, vuol dire che il prodotto, che la membrana, ha superato il test di flessibilità a freddo che abbiamo fatto. La prova è fondamentale perché indica la qualità, la quantità e la capacità del prodotto di essere piegato in presenza di temperature basse. È molto importante chiarire un concetto: la prova di flessibilità a freddo non ha assolutamente nessuna correlazione con la temperatura ambiente. In altre parole, il fatto che abbiamo un prodotto con flessibilità meno 20 non significa che a meno 20 gradi sotto zero noi possiamo tranquillamente utilizzarlo. Il materiale si romperebbe comunque. È una prova di laboratorio, un test di laboratorio che indica le caratteristiche chimiche del prodotto. Quindi attenzione a non fare confusione tra la flessibilità a freddo e le condizioni minime di utilizzo in cantiere, che comunque non dovrebbero essere mai proibitive. Quindi una membrana comunque non si dovrebbe posare con temperature inferiori ai 5 gradi, al massimo 0 gradi. Ora parliamo della prova di penetrazione. La prova di penetrazione, che adesso il nostro collega ci farà vedere, è una componente importantissima nella valutazione del prodotto. Viene fatta sia sulle materie prime, quindi sul bitume, sia sul compound, ovvero sulla mescola, quindi la componente di bitume già addizionata delle resine. La prova consiste nel far penetrare questo spillo che vediamo in questa macchina dentro la massa bituminosa. La penetrazione sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà la morbidezza del nostro compound, del nostro campione test. L'espressione della prova avviene in decimi di millimetro ed è un parametro fondamentale perché ci fa capire quanto e come il materiale sarà lavorabile in cantiere, quanto sarà malleabile, quanto sarà facilmente fondibile. Ed eccoci nella vera cabina di regia del nostro stabilimento. Questa è la sala di controllo di processo. È il vero cuore tecnologico di tutta la produzione delle membrane bitume polimero. Da questi computer infatti noi possiamo controllare esattamente l'andamento non solo delle linee, ma la composizione delle singole mescole che poi produrranno i materiali da immettere sul mercato. Ognuno di questi schermi è dedicato a una precisa fase di lavorazione, il prelievo delle materie prime, il tipo di prodotto che si sta facendo e le caratteristiche che quel prodotto avrà. Questo è un modo assolutamente fondamentale ed è assolutamente al top della tecnologia per ridurre al massimo le differenze qualitative tra le varie produzioni. La costanza, infatti, della qualità del materiale è uno degli obiettivi principali che noi da sempre ci siamo dati. E questo è forse uno dei
motivi d'orgoglio più sentiti all'interno della nostra azienda.